Il taglio del cuneo fiscale è sicuro. Gli aiuti alle famiglie redditi a livello medio sono confermati e iniziamo con l'applicazione della delegazione fiscale. L'obiettivo di ridurre immediatamente l'IRPEF a favore della prima fascia. Le risorse per la salute lo faranno vieni anche come richiesto. Mentre sulle pensioni può essere iniziato a intervenire. Ma con il bisturi. NADEF imposta il frame della legge sul bilancio 2024 e inizia a delineare gli spazi per le misure che il governo inizierà. Le risorse sono anche poche. Per Superbonus che continua a ipotecare i conti in tutta la legislatura. Ma le parti maggioranza dovrebbero essere ancora in grado di portare a casa il principale desiderato sul lavoro, le pensioni e tasso natalità. Aumentando la barra deficit dell'anno il prossimo anno al 4,3. NADEF si identifica nel deficit extra tutti i fondi necessari per la priorità massima condivisa da tutti il rinnovo del taglio cuneo fiscale introdotto da luglio che vale circa 10 miliardi di euro. È il primo punto fermo che il governo è in grado di mettere circa 20 giorni dalla presentazione della manovra. Il vice ministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Leo, a cui ha anche fatto eco a Giancarlo Giorgetti, spiega che una prima reinterpretazione delle tariffe dell'IRPEF è lavorato. Oggi abbiamo 4 tariffe e vorremmo aumentare il bar del 23 per la buccia del 23esima 28.000 euro. Un'ipotesi per la quale sono necessarie circa 4 miliardi di euro se viene aggiunta la detrazione dei 13.3 mila euro forniti dalle aziende a favore dei loro dipendenti. Per le pensioni il governo era già stato consapevole non sarebbe stato possibile spingere troppo. Tanto che è Forza Italia, la Lega aveva rinviato gli interventi più costosi alla fine del legislatore. Pertanto miriamo a sollevare il minimo. Estendere 103 e l'APE sociale i lavoratori svantaggiati. Integrandolo con l'APE di una donna e con aiuto i giovani che possono usare una pensione supplementare e ottenere il lavoro a 64 anni. Un pacchetto che peserà solo per 12 miliardi. È quindi esclusa la costosa rivalutazione degli assegni. NATO. Un tema prioritario è l'esecutivo. Ha già una serie di ipotesi sul tavolo dagli aiuti alle famiglie con almeno 3 bambini ai bonus il secondo figlio. Al sollievo le madri che lavorano. Per tutto, circa 1,5 miliardi sarebbero necessario. L'elenco continua con i 2 miliardi di spese indifferenti e le 2 necessarie per l'assistenza sanitaria. È necessario anche per capitolo dell'azienda. Il ministro Adolfo Urso vuole rifinanziare nuovo Sabatini. Un bonus per l'autotransport e una riforma del fondo di garanzia PMI. L'elenco delle copertine al di fuori del deficit non è così lungo. Guardiamo le privatizzazioni. Ma senza ora perimetrare le possibili entrate e la riorganizzazione delle agevolazioni fiscali che potrebbero fare circa 1 miliardo. Un'altra potrebbe provenire dall'avanzata della partita delle concessioni del lotto e dalla tassa sui giochi. Mentre 2 miliardi.